Ciao a tutti, oggi siamo in Trentino, nei pressi di Mezzocorona e andremo a vedere da vicino il castello di San Gottardo, che potete vedere alle mie spalle, incastonato tra le rocce. Il castello si trova sopra il paese di Mezzocorona ed è un esempio di corona, cioè di costruzione medievale all'interno di una caverna sotto roccia. Infatti, nei tempi antichi, il nome di questa costruzione era Corona di Mezzo. Soltanto successivamente il nome venne cambiato in Castello di San Gottardo. Questa roccaforte venne costruita sicuramente prima del 1181, data della sua prima notizia. Ma non perdiamo altro tempo e avviamoci. Per raggiungere il castello di San Gottardo si parte dal civico 40 di Via Cristani a Mezzocorona e si prosegue per questo sentiero che vedete qui. Dopo pochi metri, una piccola grotta sulla destra ci conferma che siamo sulla strada giusta. La prima parte del sentiero è facilmente percorribile. Si passa a fianco ad una grande rete paramassi. Al successivo bivio si prende la strada a sinistra, che è leggermente in discesa. Dopo qualche decina di metri si gira a destra e ci si arrampica verso la montagna. Qui inizia la seconda parte del sentiero, che non è segnato e ci si deve arrangiare. La salita al castello non è adatta a tutti. Bisogna letteralmente arrampicarsi in linea retta verso la montagna. Data la forte inclinazione del terreno, ci è stato difficile documentare questa parte e le immagini che vedete sono state girate negli unici punti favorevoli. La conferma che siamo vicini al castello ci arriva quando alziamo la testa e vediamo sopra di noi un'enorme parete rocciosa. Percorsi una ventina di metri, quando meno ce lo aspettiamo, ecco che appare l'ingresso al muro di cinta del castello. Entriamo e diamo un'occhiata. Come potete vedere, il castello è attualmente in rovina. Sono però tuttora riconoscibili le feritoie, da cui si scorge la piana rotaliana e l'abitato di Mezzocorona. Proseguiamo lungo il muro di cinta e arriviamo davanti al portone d'ingresso. Sopra quest'ultimo si può ancora vedere un affresco che risale alla metà del XIV secolo, in cui è visibile un unico grande stemma contenente le figure di un drago, di corna di cervo e di una corona. Oltrepassiamo il portone e sulla destra troviamo tracce della costruzione che probabilmente era destinata ad avamposto di difesa. Proseguendo invece verso sinistra, raggiungiamo i resti del palazzetto principale, dove ai tempi abitavano i signori di Mezzocorona, i conti Firmian.
La natura si è ripresa parte del castello. All'interno del palazzetto principale riusciamo a riconoscere l'esatta ubicazione del focolare grazie anche alla roccia tuttora annerita dal fumo. Con l'arrivo del Rinascimento, questo tipo di costruzioni arroccate sulle rocce furono abbandonate in favore di altre con accessi più comodi. Successe proprio questo a Castel San Gottardo. Il maniero fu abbandonato e venne fatto costruire ai piedi della rupe il Castel Firmian, più semplice da raggiungere, dotato di una torre quadrata e una cinta muraria protetta da fossati. Agli inizi del Cinquecento Castel San Gottardo era sul declino. Soltanto poche persone addette alla guardia o alcuni eremiti vi giungevano. Vicino al castello si trovava un piccolo santuario dedicato a San Gottardo che, secondo la leggenda, aveva ucciso il basilisco di Mezzocorona, salvando così gli abitanti della piana rotaliana. Nel 1525-1526 il maniero venne utilizzato come fortezza durante le rivolte contadine e fu dotato di cannoni. Venne restaurato un'ultima volta nel 1735 e poi, mano a mano, i pellegrini diminuirono sempre più, fino a che Giuseppe II li vietò. Parlare 10 volte. No, registrazione. Registrazione? Allora, sì. Aspetta un secondo. Occhio. E ogni volta faceva sta roba e mi rompeva tre? Un timpano. Uno? Cioè, così davanti alle mie orecchie faceva sto rumore. Il castello di San Gottardo si trova sopra il paese di Mezzocorona e è un esempio di corona, e cioè costruzione medievale antica in una roccia, in una caverna oppure sotto roccia. No, che schifo, l'ho detto male. Per raggiungere il castello di San Gottardo si parte dal civico 40 di via Cristani a Mezzocorona e si prosegue qua.